E come vi abbiamo annunciato, adesso facciamo il punto sull'emergenza sanitaria nata in seguito al terremoto. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla Regione Lazio, ha lavorato a pieno regime in questi giorni, ve lo abbiamo raccontato, con interventi sul posto e dislocando i feriti gravi negli ospedali più vicini alle zone colpite, ospedali in grado di poterli assistere in maniera adeguata. Buongiorno Massimo Nisi, consigliere nazionale della Croce Rossa italiana, responsabile per le Buongiorno. emergenze. Benvenuto a Uno Mattina Estate. Nisi, proviamo a raccontare in cifre anche questo vostro enorme sforzo operativo nelle zone colpite dal terremoto. Sì, noi sin dalle prime ore, subito dopo l'emergenza, siamo stati attivati. Nella primissima fase abbiamo mandato chiaramente attrezzature e personale per tentare di fronteggiare quella che è l'emergenza sanitaria. Parliamo di circa 45 ambulanze che si sono mosse nell'immediato insieme a soccorritori per dare proprio un primo aiuto da un punto di vista sanitario nel tentare proprio di salvare più vite umane possibile. L'impegno di Croce Rossa, coordinato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, da questo punto di vista è un impegno importante. Ragioniamo comunque di circa 450 persone che sono già sul posto, che stanno operando. Circa 150 mezzi, ma a questo vanno aggiunte comunque le centinaia e centinaia di persone nelle quasi 700 sedi in tutta Italia che hanno dato disponibilità a partire. Tutte le varie sale nazionali, locali, provinciali e regionali stanno in questo momento coordinando il flusso di persone che hanno dato disponibilità a recarsi sul luogo dell'emergenza, portando la loro professionalità di volontari per tentare di dare una mano, ma chiaramente in questo momento siamo coordinati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per Certo. cui stiamo tentando di dare una risposta mirata per far fronte a questo tipo di Ecco, una emergenza. risposta mirata e il vostro sostegno, su quanto tempo possiamo contare sul vostro sostegno, soprattutto ovviamente La alle nostra persone? azione, come purtroppo è già successo altre volte, ahimè, noi finiremo il nostro lavoro, se così si può dire, quando l'emergenza sarà finita, ovvero quando tutte le persone saranno rientrate nelle loro nuove, ahimè, case. Comunque di sicuro, come abbiamo già fatto altre volte, non lasceremo sola la È popolazione, un impegno a lungo sintanto che ci termine. sarà bisogno di Croce Rossa Nisi, quali italiana. sono gli interventi concreti che avete portato a termine, che state portando a termine in questi giorni? Ma chiaramente la prima fase riguarda tutti gli aspetti sanitari, per cui in queste prime ore ci si è dedicati a soccorrere. Poi subentrerà certamente anche una seconda fase, perché c'è anche parallelamente un'assistenza ai sopravvissuti. Croce Rossa da questo punto di vista certamente lavorerà, sta lavorando e lavorerà ancora parecchio per tentare di soddisfare tutte le esigenze della popolazione, perché ripeto, terminata l'emergenza sanitaria, ancora i vostri colleghi stavano facendo vedere anche le stesse condizioni climatiche che sono presenti in quei Con posti, per cui un'escursione termica fortissima. assolutamente, ma c'è tutto un aspetto legato poi anche agli aspetti psicologici, supporto, gli aspetti anche sociali che riguardano la popolazione, per cui Croce Rossa, come sempre, offrirà e continuerà ad offrire tutti gli aiuti possibili e immaginabili alla popolazione che ha bisogno. Nisi, abbiamo raccontato di un grande slancio di solidarietà da parte della Assolutamente sì. gente. Addirittura abbiamo raccontato di volontari, di persone che su base volontaria venivano, si presentavano e volevano aiutare. Spesso sono state anche respinte, però, perché ovviamente se uno non ha la formazione giusta rischia quasi di intralciare il lavoro. Ecco, qual è Assolutamente. la formazione che serve, l'addestramento che voi avete per rispondere a questo tipo di emergenze? Purtroppo, ma è anche bello da questo punto di vista, certamente noi siamo stati letteralmente subissati di telefonate, non solo di nostro personale che si è immediatamente reso disponibile, ma anche di privati cittadini che chiamavano per dire: voglio venire con voi, voglio poter dare una mano. Non è così immediato, bisogna avere una professionalità, come giustamente lei diceva, per operare proprio in questo tipo di situazioni. Il nostro personale si addestra periodicamente con continuità per essere pronto anche a fronteggiare questo tipo di situazioni, per Però cui anche volontari che invece hanno seguito un percorso con voi assolutamente è un avrebbero percorso potuto molto aiutarvi. Questo lo duro, diciamo anche a favore di chi certo. volesse magari in È futuro un venire percorso con molto duro, chiunque certamente può entrare in Croce Rossa e può formarsi per voi. Chiaro. questo tipo di attività, però
la prima cosa a cui non bisogna cedere, specie durante l'emergenza, è cedere all'improvvisazione. Certo. Molti dei feriti sono stati curati anche in condizioni estreme sul luogo appunto del terremoto. Pensiamo all'ospedale di Amatrice, inagibile, con un ospedale da campo subito allestito nel parcheggio. Tanti altri feriti, quelli in condizioni più gravi, sono stati invece trasportati all'ospedale di Rieti. Per noi c'è Alessandra Molinari. Buongiorno Alessandra, quali sono le condizioni di questi feriti? Buongiorno Alessio, buongiorno Mia. Qui all'ospedale dell'Ellis calma apparente, in realtà si continua a lavorare, si continua ad assistere costantemente, tutto il personale medico e sanitario continua ad assistere costantemente tutti i feriti che sono arrivati in queste ore. Sono ancora in compagnia del dottor Flavio Mancini. Dottor Mancini, la situazione dei codici rossi qual è adesso? Noi abbiamo assistito 18 codici rossi, sono stati alcuni sottoposti ad interventi molto delicati sia di chirurgia generale, chirurgia vascolare e ortopedia. Posso dire che attualmente la prognosi è abbastanza favorevole per queste persone, per fortuna. Aspettiamo solo il tempo ci potrà dire poi quale sarà l'esito finale sicuramente, però siamo ottimisti. Dottore, quanti di questi pazienti dovranno fare i conti purtroppo con un'invalidità permanente? Ma io ritengo che queste 18 persone, sicuramente quelle purtroppo estratte vive dalle macerie, quindi con la terribile Cushing syndrome, sicuramente andranno incontro a degli esiti, probabilmente invalidanti. Devo dire che il nostro ospedale sta facendo il massimo, sono intervenuti anche i nefrologi per evitare quelle che sono le problematiche renali, di insufficienza renale. Mi auguro che non ci siano grosse invalidità permanenti, però non possiamo ancora dirlo perché è passato troppo poco tempo. Di quale assistenza avranno bisogno queste persone una volta usciti dall'ospedale? Ma verosimilmente dovranno essere sottoposti a medicazioni costanti. La nostra ASL a questo proposito, come sempre, mette a disposizione anche un'assistenza domiciliare integrata a domicilio. Di conseguenza il problema sarà dove queste persone poi andranno una volta uscite dall'ospedale. Una volta individuati i luoghi dove potranno soggiornare, sicuramente saranno seguiti dai nostri operatori. Mia, Alessio, se non avete altre grazie, domande da studio vi lascio la linea. Grazie. Alessandro, proprio di insufficienza renale, parlavate giustamente, è uno dei temi più seri, delle conseguenze ovviamente delle difficoltà che affrontano le persone che hanno vissuto anche questo trauma. Roberto Palumbo, direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, ci spieghi un attimo appunto che tipo di situazione è quella che vivono le persone con questo tipo di difficoltà in una situazione emergenziale come quella che abbiamo visto? Beh sì, l'abbiamo appena detto, in questi casi eventi catastrofici spesso vengono in mente complicanze legate a traumi ostei, cranici o traumi addominali. In realtà è molto frequente quella che noi chiamiamo la sindrome da schiacciamento, che si verifica per compressione lunga e prolungata su masse muscolari e che determinano nel tempo una vera e propria morte delle cellule stesse muscolari. Questo è una cascata poi clinica di sintomi che determina il rilascio di alcune tossine proprio nei muscoli che vanno ad agire in maniera tossica sui reni e pertanto nel tempo, se non trattata precocemente, si manifesta il danno dell'insufficienza renale acuta. Ecco, come si affronta questa problematica, come si risolve soprattutto? La problematica, bisogna essere precoci, bisogna che il team di soccorso, che appunto, come diceva il collega prima, ha assolutamente addestrato ad affrontare queste problematiche, perché il precoce trattamento al momento proprio del ritrovamento del paziente, diciamo sotto le macerie, deve essere adeguatamente trattato su protocolli molto rigidi. L'idratazione, quindi l'infusione di liquidi immediata, precoce quindi, e soprattutto massiccia, è importante per evitare che si possano sviluppare sintomi come anche lo shock o gravi quadri emorragici. Non sempre si riesce a prevenire il quadro dell'insufficienza renale acuta, che può esitare nella necessità di trattamento dialitico, che è la terapia di scelta di elezione per rimuovere queste tossine che sono causa del danno renale e più generale organico. Ecco, Palumbo, i centri di dialisi disponibili nel Lazio sono pronti a far fronte a questo tipo di aumento di richieste in una situazione del genere?
Assolutamente sì. Devo dire che anche la Regione Lazio, con l'aiuto della Commissione regionale di vigilanza per la necrologia e dialisi, di cui io sono un componente, ha appoggiato la Direzione regionale della sanità per costruire una rete nefrologica, nefrodialitica, che sia in grado di supportare le patologie, le nefropatie più in generale, ma anche questi momenti emergenziali, per cui sui territori sono collocati dei centri ad alta specialità, quindi strutture complesse di nefrologia, che sono in grado di far fronte a queste emergenze. E a Rieti, la struttura complessa gestita dal dottor Valentini, è stato in grado di tenere e controllare tutte le complicanze nefrologiche che sono conseguite appunto al terremoto. Spieghiamo meglio in cosa consiste un trattamento di dialisi e perché va effettuato con questa regolarità. La dialisi non è altro che una depurazione del sangue del paziente, che non riesce a eliminare sostanze tossiche che si accumulano perché appunto il rene non è in grado di eliminarle, attraverso dei filtri, che sono delle membrane che setacciano appunto il sangue e nella fattispecie devono avere determinate caratteristiche, dei pori, noi li definiamo se permeabili a queste sostanze che sono di un peso molecolare abbastanza elevato, e soprattutto delle tecniche dialitiche specifiche che consentono di eseguire il trattamento nell'arco delle 24 ore con monitor dedicati che vengono utilizzati a letto del paziente, in genere in terapie intensive. È necessario un team multidisciplinare che abbia competenze nefrologiche, medico-infermieristico ovviamente, e di supporto specialistico e consulenziale a questi pazienti che, ripeto, hanno un quadro di complessità e di criticità sicuramente elevato, dove se non trattate adeguatamente il decesso è una, diciamo, è abbastanza frequente a riscontrarsi. Ecco, però mi immagino che certe attenzioni debbano essere addirittura maggiori per le persone più anziane, no? Assolutamente sì, il fattore di rischio età è importante, è chiaro che il rene è un organo che invecchia, dopo i 65 anni le performance depurative, diciamo, naturalmente si riducono, e soprattutto sono pazienti che hanno malattie concomitanti, più in generale cardiovascolari. Il rene è un organo molto vascolarizzato che appunto ha il compito di depurare il sangue continuamente durante l'arco della giornata, che lo attraversa dai 180 a 200 litri di sangue continuamente, quindi capite bene che un evento traumatico su un paziente anziano che ha una predisposizione probabilmente per una patologia sottostante misconosciuta ha una probabilità di sviluppare complicanze maggiori e non solo renali. Abbiamo parlato dell'emergenza sanitaria scattata subito dopo il terremoto. Nel suo ospedale come si è agito? Ecco, devo dire che la rete dell'emergenza ha funzionato perfettamente, ma più in generale prende le mosse da un'organizzazione regionale molto attenta negli anni, che ha fatto in modo di costruire dei percorsi che hanno determinato poi azienda per azienda un percorso assolutamente funzionale. L'ospedale dove lavoro, il Sant'Eugenio, fa parte di un presidio dell'ASL Roma 2, nei quali insistono altri ospedali importanti come il Pertini, il Casilino, il CTO. Ecco, ognuno di questi ospedali ha un piano di emergenza per la maxi affluenza di feriti, noi lo definiamo PEIMAF, che ha funzionato in occasione del giubileo, che viene continuamente consolidato per quelli che possono essere potenziali eventi terroristici oppure eventi drammatici come questo del terremoto. Ecco, feriti che sono stati trasportati anche in elicottero, ovviamente soprattutto quelli più gravi. Allora torniamo da Alessandra Molinari in collegamento dall'ospedale di Rieti. Alessandra, come ha funzionato la macchina dell'elisoccorso? Ecco, appunto, sono in compagnia di chi si è occupato dell'elisoccorso. Arest 118, il dottor Vittorio Altomani e il dottor Giuseppe Matteocci. Altomani, come ha funzionato appunto l'elisoccorso? Chi c'è a bordo dell'elisoccorso e quali sono i mezzi a disposizione per far fronte a un'emergenza in elisoccorso? Buongiorno, allora l'elicottero è fornito di mezzi che usiamo anche sulle auto mediche, è la stessa dotazione di mezzi che devo fare.
che la stessa dotazione di mezzi che abbiamo. L'impiego è diverso, diciamo, sono due funzioni complementari, i mezzi di terra e i mezzi aerei. In un'emergenza di questo genere è essenziale disporre di elicotteri. Gli elicotteri dell'Ares, abbiamo tre elicotteri di base normalmente, in questo caso sono aggiunti altri, un altro sempre di Ares, a disposizione di Ares, fornito dall'Aerea Italiana, e elicotteri del Friuli, elicotteri di Grosseto, elicotteri dell'Abruzzo. Sono tutti intervenuti ed è stato utilissimo per portare i pazienti più gravi direttamente a Idea di secondo livello. Abbiamo ricoverato circa 180 persone all'ospedale di Rieti, 38 a Idea di secondo livello di Roma e altri negli altri ospedali della regione confinanti. Dottor Matteocci, l'elisoccorso è gestito da una centrale operativa. Lei, diciamo che è a capo di questa centrale operativa, gestisce, se così possiamo dire, a distanza tutti i mezzi di soccorso. Allora, io mi sono occupato dell'emergenza a livello della centrale di Rieti. Sono stato svegliato dal medico di guardia appena c'è stata la prima scossa, immediatamente mi sono recato in centrale e lì ho coinvolto tutti i miei colleghi, medici, infermieri, autisti, per organizzare i soccorsi. Noi siamo stati i primi ad arrivare perché avevamo già due ambulanze ad Amatrice, abbiamo una postazione lì. E i nostri infermieri si sono immediatamente attivati, malgrado le ambulanze erano state lesionate dal sisma. Quindi hanno cominciato con ambulanze lesionate a portare i primi soccorsi. Dopodiché sono partiti, parlo delle 4 del mattino, da Rieti altri 3 equipaggi con medici a bordo ed infermieri. E poi abbiamo provveduto ad organizzare il primo PMA che sta per posto medico avanzato. Quindi abbiamo organizzato praticamente una tenda gonfiabile con dei lettini per poter assistere tutte le persone che avevano bisogno. Ho attivato immediatamente poi la catena di comando dell'Ares e tutti i tavoli istituzionali, i vigili del fuoco, quant'altro, la prefettura, i carabinieri e tutti coloro che poi ci hanno coadiuvato nella gestione di questo evento. Ecco, grazie, tutti avete Alessandra. Collaborato per far fronte Alessandra, ai soccorsi. Perdonaci, sì. Dobbiamo richiederti la linea perché siamo strettissimi con i tempi. Volevamo ringraziare ovviamente Massimo Nisi della Croce Rossa Italiana e il dottor Roberto Palumbo. Ricordiamo ovviamente che per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto si possono donare 2 euro con il numero solidale 45500, sia rete mobile che rete fissa. Adesso Antonia, Varini, a te.